Salve bella gente di YouTube, benvenuti su GameStrip. Qui è Matteo Schiavi parla e il gioco di oggi è il gioco che avete visto nell'introduzione, un uh, cinematico trailer, ovvero World of Tanks. Questo gioco è un free to play sviluppato da Wargaming.net. Di cui trovate il link in descrizione per scaricarlo, perché ovviamente come ogni, come ogni altro free to play che si rispetti e che non si rispetti si deve scaricare. E. Questa volta non sono da solo perché sono in compagnia di un altro membro dello staff di GameStrip che sicuramente conosce il gioco molto meglio di me, ovvero Fede Speznatz. Lascio a lui presentarsi. Salve a tutti, allora come stava introducendo Matteus questo gioco è un free to play, questo vuol dire che voi andando avanti con le partite acquisterete sempre più esperienze e sempre più credits con cui potenziare e comprare nuovi carri. Innanzitutto partiamo dall'esperienza. Questa con, indicata dalla stella grigia è l'esperienza che appartiene al carro specifico e può essere utilizzata unicamente per il carro per i suoi potenziamenti. Questa con la stellina dorata, invece, è l'esperienza gratis, ossia quella che può essere usata liberamente tra i vari carri. Può essere usata in addizione a quella appartenente al carro stesso. Ovviamente l'esperienza si acquisisce come ogni altro f play giocando eh, varie partite e ovviamente se andremo ad eliminare molti nemici o fare comunque vittorie invece di sconfitte ne acquisiremo in quantità maggiore. E ovviamente non è solo l'esperienza che si acquisisce perché è presente anche una valuta interna al gioco, ovvero quella dei crediti che lascio appunto spiegare l'utilità dal mio collega. Allora, i crediti si acquisiscono al termine di ogni battaglia. Anche se subite una sconfitta e il vostro carro dovesse venire distrutto, continuerete a guadagnare crediti, anche se in quantità minima, visto che voi dovrete poi riparare il carro. Comunque, i crediti acquisiti saranno sempre sufficienti a permettervi di riparare il vostro mezzo distrutto. L'ulteriore valuta è il gold. Il gold è, sarebbe la valuta che, come ogni altro free to play, quasi tutti i free to play. Magari sono esclusi i giochi, ad esempio come Team Fortress 2, che sono diventati free to play magari su su successivamente. E quindi non sono mai stati rivolti a tale scopo. A parte, vabbè, sì, cioè, non vi è questa valuta che si andrà acquisita comprandola con soldi veri ad esempio tramite poste pay, carte di credito comunque soldi veri che non potremmo acquisire gratuitamente tranne se non parteciperemo ad alcuni contest speciali che lo staff di World of Tanks a volte organizza ovviamente questi contest sono più presenti sul server russo e su quello americano anziché su quello europeo perché l'europeo a quanto so è l'ultimo server uscito ovvero l'ultimo server che è stato aperto e quindi ovviamente vi è differenza di organizzazione. Passiamo ora ai carri: ecco, voi potete vedere abbiamo una grande scelta di carri, per cui abbiamo i carri distinti in carri leggeri, medi e infine carri pesanti. Oltre, ovviamente, ai normali carri armati, abbiamo anche i cacciacarri e l'artiglieria semovente. Beh, ognuno ha una differente tecnica e un differente scopo all'interno di una partita. Il carro leggero, per esempio, è molto veloce e serve a fare da scout per l'artiglieria, che invece ha un grande raggio, una grande portata e soprattutto a causa danni massicci agli altri veicoli. Se non fosse a causa del suo lento ratio di fuoco e soprattutto la scarsa precisione e armatura. I carri medi e i carri pesanti invece formano la forza d'urto della partita. Loro si gettano nella mischia combattendo contro gli altri carri, soprattutto protetti dalle loro armature e dalle loro lunghe barre di vita. Per quanto riguarda i cacciacarri, il loro scopo è quello di stare nascosti il più possibile durante la partita e usare i loro cannoni molto precisi e con proiettili molto perforanti per abbattere i carri di dimensioni maggiori. Parlando sempre dei carri, spieghiamo come questi andranno sbloccati. Questi si sbloccheranno attraverso l'albero tecnologico, in inglese tech tree. Qui potete osservarlo nell'interfaccia e per sbloccare i carri dovremo ricercarli uno ad uno e poi ovviamente comprarli con i crediti. Federico ci spiegherà più nel dettaglio il tutto. Allora, come vedete sulla sinistra abbiamo i vari tech tree disponibili che sono americani e inglesi tedeschi francesi e sovietici ovviamente quando voi combattete ottenete esperienza sul carro l'esperienza vi consentirà a un certo punto di sbloccare un carro successivo appartenente a un tier seguente oppure allo stesso tier ma di classe diversa ad esempio vedete al t34 possiamo passare al su 85 oppure al t34 85 una volta sbloccato il carro voi lo dovrete acquistare con invece la moneta, cioè i credits. Alcuni carri, come vedete, sono fuori dal tech tree, infatti non sono collegati da nessuna freccia, e hanno un alloro attorno al simbolo. Questo vuol dire che sono carri gold, infatti sono comprabili via gold. L'alloro attorno al simbolo della classe significa che sono anche elite, cioè potenziati già al massimo. Ovviamente con carri che si possono comprare solo via gold Essendo appunto questo che si comprano solo via gold Potremo ottenerli esclusivamente pagando a soldi veri Oppure acquisendo il gold in altri modi Dipende sempre da quanto riuscite a vincere Comunque tornando a noi L'interfaccia nella lobby che vedete è il garage Nel garage voi vedete in alto il nome del carro La classe del carro Ovviamente il bottone per entrare in partita, il vostro nome e eventualmente il vostro clan di appartenenza. Che vorrei aggiungere una cosa, il matchmaking, ovvero la possibilità di trovare le partite è davvero ben fatta perché con un semplice click potremo davvero trovarci nel mezzo dell'azione. Poi penso ci sia ovviamente una maniera diversa per trovare partite specifiche di certe modalità che vedremo in seguito o cose di questo genere. Ovviamente potete organizzarvi in un plotone con i vostri migliori amici. Oppure fare un team training, cioè fare un addestramento con i vostri amici. Le ten company, invece, si organizzano via eh, clan. E sono anche disponibili le special battle, cioè battaglie organizzate in eh, particolari eventi e particolari contest. Sento... Tornando all'interfaccia. All Abbiamo sulla destra le statistiche del carro armato attualmente selezionato. Che potete vedere anche al centro del, del vostro garage. In basso abbiamo che cosa è, è stato montato. Quindi, torretta, cannone, motore, sospensioni e radio. Qui ci sono gli equipaggiamenti speciali che vanno ovviamente acquistati e montati. Alcuni. Sono segnati come complessi, quindi per essere smontati c'è bisogno di avere 10 di gold per eh, trasferirli su un altro veicolo. Le munizioni caricate sul vostro carro che si distinguono in eh, perforanti comuni, perforanti a composto rigido che possono essere acquistate o con gold o con parecchio parecchie monete. E poi le munizioni ad alto esplosivo ottime per i carri non corazzati. Poi abbiamo i piccoli consumable come i kit di riparazione. L'estintore e i kit medici. Sulla sinistra invece vediamo l'equipaggio che attualmente sta sul carro e in alta sinistra vedrete invece la loro esperienza nell'utilizzo del carro. Quando questi arriveranno al 100%. Potranno sbloccare alcuni perk che consentiranno di migliorare appunto l'efficienza. Inoltre, le statistiche che voi trovate relative alle armi sono soltanto per. Eh, e carristi al 100% di esperienza. Ovviamente l'equipaggio non viene perso. Quando voi cambiate carro e volete conservarvi un eh, carrista buono, questo va via nella caserma. Ovviamente la caserma ha all'inizio solo 16 posti liberi, ma voi potete espanderlo usando gold. Ecco ad esempio, questi carristi mi stanno occupando dei posti in caserma e noi li mandiamo via. Li licenziamo, insomma, questi scrocconi. Ecco, a proposito degli scroll coin, dopo averli licenziati, ecco, il problema è che quando voi fate il riaddestramento di un soldato, questo perde rispetto all'esperienza che aveva inizialmente. Ovvio che se voi avete un soldato molto esperto che ha guadagnato molte medaglie, è bene mandarlo avanti e continuare ad averlo, anziché reclutarne uno nuovo, magari col 50% di esperienza. E Tornando invece alle partite, quando voi entrate in battaglia vi sarà... Un matchmaking che vi schiererà con dei carri che sono al più superiori di due tier o inferiori di due tier. Questo ovviamente per rendere il gioco bilanciato, perché ovviamente una partita che contenesse giocatori di rango 1 contro rango 10 sarebbe un minimo sbilanciato. Soprattutto poco di perdente per il giocatore rango 1. Quando voi di un carro sbloccherete tutto... Avrete l'occasione lo, lo, di avere un carro Elite. Il carro Elite vi consente di accedere alla funzione Accelerate Crew Training, che trasformerà tutta l'esperienza che ovviamente voi non potrete più utilizzare per la ricerca, in esperienza per, gli, per i carristi. E le tipologie di partite sono scontro standard. Dove voi dovrete o conquistare la base nemica o annientare l'esercito nemico. L'assalto, dove c'è una squadra in difesa delle, di un'unica base, e l'altra all'attacco. Quindi chi attacca deve conquistare o annientare i difensori. I difensori devono annientare l'attaccante. E la terza modalità, che è la battaglia d'incontro: ossia, un unico punto centrale da catturare e le due squadre che dovranno cercare per prima o di catturare o di annientare la squadra avversaria. Ovviamente prima di entrare in partita una cosa che vi consiglio vivamente è quello di ovviamente riparare il carro altrimenti non potrete entrare in partita qualora voi voleste usare questo carro e soprattutto rifornirlo di, di munizioni perché capita in partita di trovare gente senza munizioni e non è bello trovarsi a corto di munizioni in centro di una battaglia con 15 giocatori davanti che vi sparano. Sì, in fondo sarebbe come andare in guerra con uh, un coltellino svizzero. Esattamente, e coltellini svizzeri contro i carri armati non possono fare molto. <ride> quindi, per questo video è tutto. Poiché della interfaccia pre-partita abbiamo spiegato un po' tutto. E comunque, le basi prima di andare a combattere, effettivamente. Abbiamo quindi spiegato tutto come già detto. Qui da Matteus, Fede Spezzaz, è tutto. Eh, eventualmente, in, in un prossimo futuro, poi vedremo quanto prossimo. Commenteremo magari una partita gameplay. Un gameplay in diretta E quindi niente vi salutiamo Vi saluto io arrivederci E vi saluto a Fede Salve a tutti